Buongiorno classe, in questo video facciamo un po' di esercizi di stecchiometria. Cominciamo con qualcosa di semplice per cercare di entrare meglio nei meccanismi di questa particolarmente ostica parte della chimica. In effetti la stecchiometria non è difficilissima, anzi se vogliamo dirla per certi versi è semplice. Il problema è capire come procedere e in questo è molto più simile alla matematica che ha altre scienze più sperimentali. Ok, partiamo con un esercizio che ho trovato sul libro, molto semplice, dove mettiamo in relazione il ferro e l'ossigeno per ottenere una simpaticissima ruggine. Quindi, iniziamo con il ferro. Uniamo un po' di ossigeno. Il prodotto sarà Fe2O3. Bisognerà a questo punto bilanciare. Notiamo che abbiamo da una parte 3 ossigeni e dall'altra parte ne abbiamo 2. Questo non è possibile perché, come dice Lavoisier, tanto ce n'è da una parte, tanto ce ne deve essere dall'altra e quindi dobbiamo fare in modo di avere lo stesso numero. Per cui la cosa più semplice è mettere un 2 davanti alla formula della ruggine in modo da avere a questo punto i numeri giusti. Cosa succede? Che il ferro sarà 2 per 2, quindi 4 moli. L'ossigeno sarà 2 per 3, quindi siccome qui ce ne sono 2, 6 moli devono risultare e mettendo un 3, 6 moli risultano. Ricordiamoci com'era la formula, abbastanza importante, delle moli in relazione con i grammi. La formula di moli e grammi, ce la ricordiamo, era questa qui. Le moli sono uguali ai grammi fratto il peso molecolare. Perfetto. Ora facciamo un esercizio che ho trovato appunto piuttosto semplice, che comunque per iniziare può andare bene. Diciamo che abbiamo 80 grammi di ferro. Non sappiamo i grammi degli altri due elementi, quindi non sappiamo quanto ce n'è di ossigeno e chiaramente non abbiamo la più vaga idea di quanto ce n'è di ruggine. Per cui cerchiamo di risolvere questo problema. Come facciamo? Per affrontare questo problema abbiamo prima di tutto bisogno della nostra tavola periodica, quindi andiamo a prenderla. Bene, abbiamo la nostra tavola periodica, andiamo a vedere quanto pesa ciascun elemento. In questo caso gli elementi che ci interessano sono ferro e ossigeno. Vediamo che il ferro ha un peso atomico di 55,85, possiamo arrotondare a 56. Dai, più o meno sì. Vediamo che l'ossigeno ha un peso di 16 unità, molto più semplice da calcolare, perché insomma, non ci sono virgole, non c'è niente da fare. Perfetto, adesso che abbiamo questi dati possiamo andare a farci i nostri calcoli. Allora, il ferro abbiamo detto che pesa 56, giusto? Per cui possiamo rispettare la nostra regola dei grammi fratto peso molecolare e quindi avremo 80 diviso 56. In questa maniera otteniamo le moli del ferro. Il risultato di questa operazione è 43 moli. Ora, siccome il rapporto delle moli è 4 a 3, notiamo che qui abbiamo 4 e qui abbiamo 3, dobbiamo impostare una proporzione. Se avete dubbi sulle proporzioni, ho fatto video anche su quello, possiamo vedere. E vediamo che la proporzione sarà abbastanza semplice. 4 sta a 3 come 1,43 sta a x. Ovvero, per sapere quante sono le moli di ossigeno coinvolte, dobbiamo fare questa proporzione e svolgerla. Da qui avremo che x sarà uguale a 3 per 1,43 diviso 4. Ok, cancelliamo un po' di roba perché altrimenti non ne usciamo vivi. Quanto ci dà questa operazione? 3 per 1,43 diviso 4 ci dà come risultato 1,0725 moli. Quindi adesso sappiamo che le moli che hanno reagito di ossigeno sono 1,0725.
ma magari noi vogliamo sapere quanti grammi, visto che la domanda iniziale era sì, ma quanti grammi reagiscono? Ricordiamoci come si ricavano i grammi. Dall'equazione di prima sappiamo che, la scriviamo poi la cancelliamo, magari più piccolino, che i grammi sono uguali alle moli per il peso molecolare. Quindi, i grammi ci mancano, ovviamente. Le moli ce le abbiamo, il peso molecolare dell'ossigeno ce l'abbiamo, abbiamo detto che era 16, siccome per 2 è 32, e quindi facciamo il calcolo relativo, 1,0725 per 32. Il risultato di questa operazione è 34,32. Questi sono i grammi che hanno reagito dell'ossigeno. Facciamo la stessa cosa per il triossido di ferro. Quindi abbiamo risposto a questa domanda. La risposta a questa domanda è 34,32 grammi. Quindi 34,32 grammi per, ricordiamo, 80 grammi di ferro. Facciamo adesso l'operazione per, abbiamo detto, il triossido di ferro. Allora, vale sempre quello che c'è qua. Adesso dobbiamo fare la reazione 4 e 2, perché chiaramente, mentre prima le moli erano 4 a 3, ora sono 4 a 2. Impostiamo 4 sta a 2, come? Quanto abbiamo detto? Stiamo facendo il rapporto delle moli. Ci ricordavamo che la mole del ferro è calcolata era 1,43 da AX. Quindi X, in questo caso, sarà uguale a 1,43 per 2 diviso 4. Andiamo anche a semplificare. Quindi 1,43 diviso 2. Il risultato di questa operazione è 0,715 moli di triossido di ferro. Quanto equivalgono in grammi? Sempre vale questo, i grammi sono uguali alla mole per il peso molecolare. Per cui questo per il peso molecolare. Abbiamo detto che il ferro pesa 56 e quindi se lo segniamo qui, 56 per 2, questo per quello che riguarda il ferro, più 16 per 3. Quanto fa questo? 56 per 2 è 112, più 48 160. Quindi il peso molecolare del triossido di ferro è 160. A questo punto l'operazione sarà molto semplice, 160 per 0,715. Il totale di questa operazione è 114,4 grammi. Quindi abbiamo risposto anche a questa domanda. La risposta è 114,4 grammi. Lo mettiamo qui su così è più bellino. 114,4 grammi. E abbiamo così risposto alla domanda come farà a trovare i grammi delle altre sostanze in base alla formula, quindi alle moli. Ok, per questo video è tutto, quindi cominciamo a fare questo esercizio, poi la prossima volta faremo altri esercizi.